Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa serata con la Compagnia Corale d'Imperia. Ringraziamo tutti quanti di essere qua e ringraziamo soprattutto l'Associazione Amici di Boscomare che ci ha ospitato, che ci ha invitato, il Presidente Elio Papone, ringraziamo la parrocchia che ci ha ospitato in questa bella chiesa e il nostro sponsor al centro di Imperiese e vi presentiamo il nostro progetto che si intitola Ma se che penso. Ora la nostra direttrice Vittoria Bessone vi spiegherà nel dettaglio man mano che canteremo di cosa si tratta. Buona serata. Allora, buonasera a tutti, il nostro progetto Ma se che penso è nato con l'idea di valorizzare e riportare all'attualità attraverso una armonizzazione, una riedizione dei canti della tradizione ligure, nello specifico portorini e onegliesi, che sono stati raccolti attraverso la viva voce delle ultime testimoni che ormai sono mancate già da diversi anni, tant'è vero che noi abbiamo tratto la fonte da un vinile di circa 20 anni fa, edito dalla Fondazione Carige, molto particolare, perché in realtà è un canto vincente, non è un canto è un canto imperiese, perché a scriverlo è stato Felice Fascione nel 43, nel dicembre del 43, e quando appunto si apprestava quel di Curenna a raggiungere la base dei partigiani e poi a trasformare successivamente il Natale proprio con gli abitanti di Curenna. È una canzone che ha avuto una vicenda abbastanza contrastata, perché la mamma di Cascione difese i diritti d'autore di suo figlio, che compose il testo su una melodia russa dell'epoca molto conosciuta appunto fra le truppe partigiane, fra i partigiani brigati e i partigiani, e che era appunto una melodia russa molto popolare. Questa canzone se ne appropriarono diversi gruppi politici, in realtà è stata scritta per la libertà e con l'intento appunto di ricercarla anche a costo